problema del sovraffollamento. Noi siamo assolutamente convinti che questo provvedimento, come il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri e oggi al Senato, rappresenti la manifesta incapacità da parte dei governi di affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri, è la manifesta certificazione che tutti quei provvedimenti di natura clemenziali che sono stati adottati dal 2006 in poi ad oggi, ovvero dall'indulto del governo Prodi, non hanno assolutamente risolto il problema. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto ora di intervenire il deputato Cirielli, prego, ne ha facoltà. Ora, signora Presidente, colleghi, questa norma ovviamente noi la contestiamo, ma voglio dire in maniera in via generale che la nostra cultura di destra sociale non ci fa essere contrari in maniera astratta a un sistema di pene non carcerarie. Crediamo profondamente alla funzione riabilitativa della pena, alla rieducazione del carcere. Non pensiamo che la funzione della pena può essere solo retributiva, intimidativa e che il carcere debba essere solo un luogo di espiazione e di afflizione. E tuttavia vogliamo denunciare ancora una volta l'incongruenza di un governo e di forze della maggioranza, PD, PDL segnatamente, che già hanno dato vita nel 2006 a un provvedimento di indulto dietro la scusa dell'affollamento carcerario, l'anno scorso al provvedimento Severino e quest'anno a questo nuovo provvedimento che alla fine sarà inutile perché tra 2 o 3 anni ci sarà nuovamente un sovraffollamento carcerario e nulla è contenuto all'interno di questo provvedimento in merito a problematiche di rieducazione, al lavoro in carcere, al, come è stato detto dai colleghi, al sistema di deflazione e svuotamento delle carceri positivo con la possibilità di far scontare all'estero agli stranieri la pena. Non c'è nulla sulla vergogna della custodia cautelare, un terzo dei detenuti è in attesa di giudizio, su questo ci saremmo aspettati un provvedimento urgente, se non dalla sinistra che pure storicamente su questo ha detto tanto, almeno finché non si è affacciato in politica Berlusconi, ce lo saremmo aspettati dal PDL un intervento sul sistema della custodia cautelare. Niente di tutto ciò, solo un provvedimento che in maniera maldestra tenta di svuotare le carceri ed è innanzitutto, e parlo di questa prima parte dell'articolo 1 e quindi delle pene detentive non carcerarie, è un indulto mascherato, viola la Costituzione, salta le procedure formali della votazione a 2/3 degli emendamenti, perché qui si commuta una pena da carceraria in sistema di pena principale, detentiva e domiciliari, a volte anche con una sorta di part-time orario. Mal si coordina con la legge Simeone, con la riforma dell'ordinamento penitenziario, con la 689 del 1981, anzi affida una delega troppo ampia al governo, quindi nel merito siamo molto preoccupati su come questo provvedimento inciderà. È completamente escluso da questo provvedimento la partecipazione delle vittime dei reati che subiscono un'ennesima mortificazione. Metterà in grande difficoltà le forze dell'ordine perché i controlli si moltiplicheranno a dismisura, tutti questi arresti domiciliari o provvedimenti con fasce orarie saranno scaricati su organici delle forze dell'ordine che il governo Monti ha appoggiato da questa stessa maggioranza PD, PDL, UDC, Scelta Civica, non so più come si chiama questo raggruppamento, ha voluto fortemente con la spending review una riduzione e col blocco del turnover. L'indulto ha fallito, la Severino ha fallito, ma aggiungo anche l'esclusione dei recidivi, cioè i recidivi, i plurirecidivi potranno usufruire di questo ennesimo beneficio penitenziario, ci fa pensare che anche nel merito
il provvedimento non tenga conto di un processo di rieducazione, perché uno che è già plurirecidivo, che ha già commesso due reati e viene condannato per una terza volta, quale forma di rieducazione con gli arresti domiciliari può avere? In verità si vuole soltanto per un anno svuotare i carceri, deflazionare eventualmente i processi, tranne poi ingolfarli, perché sappiamo benissimo che il 70-80% di queste persone che usufruiranno di questo beneficio carcerario torneranno in carcere in brevissimo tempo, faranno spendere un tanto di tanti soldi allo Stato senza risolvere nulla. Allora, e concludo, per noi questo è un indulto permanente, perché le norme si applicheranno sempre, e siamo anche preoccupati dell'esclusione dei reati di allarme sociale, che pure sarebbe una cosa giusta, perché anche qui è una delega troppo ampia al governo. Per questo noi voteremo per la soppressione dell'articolo 1 e quindi per l'abrogazione della prima parte della normativa. La ringrazio. Allora, adesso ci sono degli interventi a titolo personale. Ha chiesto di intervenire il deputato Prataviera, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Io ci tenevo a dire una cosa molto semplice. La settimana scorsa noi abbiamo assistito a un dibattito quasi surreale. Avete cercato, sto parlando con voi, onorevoli colleghi, se possiamo ancora chiamarvi così. Voi cercate di convincerci che questo è un provvedimento giusto, ma noi dovremmo dire con la voce delle milioni di persone che sono oneste in questo paese, che hanno voglia di vivere in un paese onesto, che invece questo è un provvedimento ingiusto. E lo ripeto, è un provvedimento ingiusto, ingiusto, ingiusto e ancora una volta ingiusto. Voi state facendo una legge che, seppure una cattiva legge, è pur sempre ingiusta, e di questo dovreste vergognarvi e essere richiamati da parte di tutto il paese. Voi vi dovreste assumere la responsabilità, lo voglio ripetere, di un provvedimento ingiusto, perché è questo quello che le piazze diranno da domani, ed è giusto che vi dicano, sì, perché concluda. Siete e vi